Send in the clowns. Those daffy, laffy clowns. Send in those soulful and doleful schmotes by the bowlful clowns. Send in the clowns. They're already here. Uno dei personaggi più amati, uno dei personaggi più belli, Krusty il Clown, che racconta qui, abbiamo preso una puntata storica, vero Luca, sì, particolare, sì, me la ricordo. Dove il clown deve recuperare la propria immagine, mette in scena un one man show e c'è la voce bellissima di Dan Castellaneta, che è l'unico doppiatore di tutti i Simpson. È lui che fa quasi tutto, fa praticamente, e stonaca anche la sera in sala di doppiaggio. Ma realizziamo un sogno anche tuo, oltre che dei nostri telespettatori. Ci colleghiamo proprio con Krusty, che da Springfield è in diretta con noi, vero Krusty? Ehi, 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 salve a tutti! Qui è Krusty il Clown! Io non posso che ringraziare un amico vero, Fabrizio Mazzotta. Benvenuto, Fabrizio! Bentornato, grazie. Bentornato, grazie a tutti tu voi. Sei un nostro affezionatissimo ospite. Sappiamo quanto a te piaccia raccontare anche del lavoro difficile e meraviglioso del doppiatore. Prima di tutto ti domando, Fabrizio, quanto è importante questa scena nella carriera, a livello naturalmente televisivo, di Krusty? È un Krusty che si rilancia. Forse abbiamo preso il pezzetto più bello, più malinconico e vero di un personaggio acido sotto certi aspetti. Infatti, io dico sempre che Krusty è un personaggio molto complesso e molto maturo, insomma. Ha un po' tutte quante i difetti dell'uomo moderno, di tutti noi. È un personaggio forse il più patetico dei personaggi dei Simpson. E questa tra l'altro è una scena, insomma, appunto triste, che fa capire il fallimento di un essere umano, e tutti quanti noi abbiamo avuto nel corso della nostra vita i nostri piccoli o grandi fallimenti, e Krusty ce li ricorda. I Simpson, caro Fabrizio, rappresentano molto di più di un cartone animato. C'è chi addirittura ha scritto dei trattati filosofici, ovvero un sociologo americano, proprio sull'importanza filosofica della famiglia Simpson e sul suo modo di rappresentare non solo la famiglia americana, ma lo stereotipo di ogni personaggio. Rappresenta in parte lo stereotipo di una buona fetta di europei, di occidentali. Insomma, tutti noi, figli del consumismo, abbiamo i difetti e i pregi di ogni personaggio. Quanto è vera questa cosa? È verissima, perché è questo che si deve al successo dei Simpson in tutto il mondo. Proprio perché ognuno di noi si rispecchia in qualche personaggio, in qualche episodio o in qualche avvenimento della lunga serie di Simpson. Stavo dicendo Krusty, guarda te quanto sono entrato nel personaggio. Fabrizio, la bellezza del tuo personaggio è la bellezza del clown. Il clown, Luca, è uno dei personaggi che... Il clown triste. Esatto. Il clown triste, il clown triste, ma anche il clown un po' rabberciato e cattivo del famoso Hit. Sì. È uno di quei personaggi particolari che ha una sfaccettatura particolare proprio nei Simpson. Il clown in assoluto rappresenta, come stava giustamente dicendo Fabrizio, la figura e lo stereotipo della persona triste, della persona che deve far ridere ma che in cuor suo a volte... piangere. Krusty ha però un cuore particolare, operato, e dovrebbe muoversi un po' di più, e prendo spunto dall'operazione di Krusty, che molto spesso, insomma, si vedono i punti a vista quando si toglie la maglietta, dovrebbe camminare e correre di più. E faccio complimenti a Luca, protagonista di uno spot con il nostro sindaco De Caro, perché Fabrizio, il moto è importante, ed è importante anche per Krusty farlo, altrimenti poi i 10 piccoli indiani, perché ogni anno i Simpson regalano un decesso, dopo la signora Caprapale, dopo il papà di Krusty, si parla nuovamente di una nuova morte
annunciata tra i personaggi dei Simpson. Nella 26ª stagione si annunciava la morte addirittura di Krusty il Clown. Io ero così... come dire, ecco, non più di tanto, insomma, un po' mi sarebbe dispiaciuto perché dopo 26 anni uno ovviamente si affeziona al personaggio, però poi alla fine mi ero anche detto, vabbè, insomma, dopo 26 anni ci sta, pace, vabbè, insomma, così vanno le cose, in fondo è un cartone animato, farò altre cose, però insomma, poi così non è stato perché... Dico una cosa, ma non è nemmeno uno spoiler, perché la puntata è andata già in onda. In realtà non muore Krusty, ma una persona vicino a lui. E quindi, insomma, ecco, il mio lavoro è salvo. E infatti noi siamo contenti perché avere Krusty per noi significa una grande bella fetta dei Simpson doppiaggio italiano che abbiamo in Italia da anni, perché tu sei uno dei più longevi, uno di quelli che non ha mai... perso uno dei pochissimi doppiatori che è rimasto dalla prima puntata, dalla prima stagione fino a questa che è appunto la 26ª, che non è mai cambiato, insomma. Sono cambiati tutti, però il nostro Fabrizio rappresenta in toto Krusty. E poi Luca, ne parlavamo nel breve stacco pubblicitario, ed è un complimento Fabrizio a te e alla tua categoria. Noi ci innamoriamo più che dei personaggi, e non solo dei cartoni, anche nei film, ci innamoriamo delle voci. Delle voci, è vero, è vero. E quindi va fatto un applauso a voi. No, io vi ringrazio, sicuramente insomma il doppiaggio dà il suo contributo, a volte in maniera ottimale, a volte meno, però insomma anche i personaggi, come dire, hanno il loro peso. Però certo, il doppiaggio lo impreziosisce quando è fatto bene. No, io volevo dire una cosa a Fabrizio. Allora, sentendoti parlare, ho notato che come me tu hai la R moscia. Esatto. Ecco, esatto. Questa però cosa Luca mi non ce l'ha, Luca, non ce l'ha moscia, Luca ce l'ha chiocciola. Allora, no, questa cosa mi rincuora perché se tu fai il doppiatore, allora io posso tranquillamente tenerla e fare l'attore, perché molti mi hanno detto togliti la R moscia se vuoi fare teatro. No, io invece ti dico, insomma, appunto, sono un esempio vivente che assolutamente non è necessario. E poi non perché sei qui, però, Fabrizio, una voce bellissima, proprio con questa caratteristica vocale, perché a mio avviso non è un difetto, ma è un vezzo. Io ti ringrazio, ma insomma... È un vezzo, è un vezzo. È caratteristica. Una caratteristica. Sì, no, e poi c'è una cosa che vorrei dire a tutti i telespettatori di Tempi Supplementari. E anche ai tuoi familiari, ricordiamo che Luca non è stato maltrattato nel corso di questa puntata. Oltre questo, Alvise ha una cosa in comune con Krusty, ha il terzo capezzolo, io l'ho visto, ha il terzo capezzolo. Non è vero, inizio anche ad aver timore di come lui possa sapere queste cose, che non sono tra l'altro vere, volevo tranquillizzare tutti quanti. Krusty poi porta anche in auge in un'America occidentale, anche aperta, la più occidentale di tutti quanti i paesi dell'Occidente, anche il tema dell'ebraismo, nel senso certo, che è una sitcom, si chiama Krastowski, non a caso, esatto, comica, che ha un indiano, quindi ricorda che c'è anche l'induismo nel mondo e che parla molto di ebraismo. Sì, è vero, insomma in diverse puntate si è, come dire, sviscerato l'argomento dell'ebraismo. Addirittura una puntata mi ricordo che Krusty parlava e cantava anche in ebraico. È vero. Anche un po' di cultura non fa mai male, perché è brutto definire e catalogare i Simpson come un qualcosa di destinato semplicemente ad un pubblico adolescenziale e con un linguaggio spinto. I Simpson... No, ma tant'è, appunto, la complessità dei Simpson è anche in questo, perché sono personaggi un po' tutto tondo e questo ha decretato il successo della serie. Ricordiamo inoltre le grandi voci che ha acquistato la categoria dei doppiatori per quanto riguarda i Simpson, la categoria dei doppiatori dei Simpson. Naturalmente abbiamo Massimo Lopez che è coratino, ricordiamo che ha origini pugliesi. Vorrei fare un applauso a Massimo Lopez. Sì, però siccome siamo in due... Mi associo anche a questo applauso. No, vabbè. No, siamo in due, ho detto, suona male, solo questo. E poi abbiamo storiche voci che sono anche andate via, ricordiamo anche Luis Bosisio, che era la storica voce di
Marge Simpson. Ma non solo. Evviva, cioè detta così sembra che poverina non ci sia più. No, 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 è andata via, è andata via dai Simpson. Anche la storica moglie di Paolo Villaggio. Esatto, ed è la storica moglie, la prima, dei film di Paolo Villaggio. Noi siamo molto legati, caro Fabrizio, a Paolo. Certo. E nella nostra sigla, come avrai notato, abbiamo messo anche una sua immagine, quindi ci faceva piacere ricordare indirettamente questa e tra l'altro indirettamente anch'io sono legato a Paolo Villaggio e a Fantozzi, perché in un film questo scheletro nell'armadio adesso lo e a noi fa piacere rivelo. Quando lo dici qui da noi, sì, a tempi supplementari. Ah, ecco, ho doppiato Mariangela, la figlia di Fantozzi. Ah, ecco. Che ricordiamo ha un nome, si chiama Plinio. Plinio è un Fernando. Uomo. Plinio Fernando Plinio, sì, è esatto. Un uomo e lavora a Napoli. Quindi noi contiamo di riuscire a recuperarlo, ma è un personaggio molto schivo. Fabrizio, io ti ringrazio, ti faccio nuovamente ringrazio i complimenti. Grazie, è sempre un piacere conversare con te e con anche per me. Il tuo omologo, ovvero Krusty il Clown. Grazie a Fabrizio ciao, Mazzotta. Ciao. Ciao, a presto, grazie. Ciao, 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 ciao. Ringraziamo Fabrizio, ringraziamo Luca Mastrolitti, ci diamo la mano in diretta, come fossimo due politici nelle elezioni americane. Io adesso da qua non mi muovo perché non si muove più perché non possiamo staccarlo. Esatto, ringraziamo soprattutto i telespettatori, ringraziamo la fantastica regia che ci ha accompagnato anche oggi e se lo vorrete, io ne sono sicuro, sarete qui anche la prossima settimana con noi. Grazie, alla prossima!